Oggi, in questo periodo storico, secondo me il ruolo delle gallerie ha ancora più importanza magari rispetto ad altri tempi, perché chi fa mercato è costretto anche necessariamente a fare ricerca. Io non credo che sia possibile oggi semplicemente mettere degli oggetti alle pareti o tridimensionali nello spazio, ma bisogna anche cercare di dare un senso al lavoro che viene fatto. Devo dire che Alessandro, da Venaria, di fronte alla Reggia, un posto frequentato da turisti di tutti i tipi, sicuramente anche da qualcuno appassionato d'arte, però un turismo diciamo un po' più generico, ormai da anni fa questo lavoro di primissima mano. E insieme abbiamo, sarà già la quarta mostra che lui mi invita a curare, devo dire sempre con estrema curiosità, nel senso che lui davvero va a sondare delle situazioni interessanti. Abbiamo fatto Munari insieme, la pittura analitica prima, e Sgro ancora prima, e ha anche una certa capacità di arrivare in tempo, certe volte persino prima del tempo, a questioni ancora calde. Però io credo che davvero la pop art sia stato forse il primo movimento autenticamente globale nella storia dell'arte. Io ricordo di aver visto poco più di un anno fa una grande mostra Tate Modern a Londra, dove mostravano la pop art oltre a New York e oltre a Londra, a testimonianza del fatto che c'erano tantissime altre situazioni interessanti, non so, nell'ex est europeo, nel nord Europa, addirittura in centro e sud America, poco conosciute forse dal grande pubblico, ma che di fatto sviluppavano un ragionamento in linea con quello che si vedeva a Londra e New York. Comunque, per farla breve, l'Italia è un paese che ha davvero molti centri, e questo è testimoniato anche dall'arte più contemporanea. Se voi pensate alla pop art italiana, subito viene in mente Roma, ovviamente, la scuola di Piazza del Popolo, però Milano contemporaneamente stava sviluppando altre cose, persino a Torino c'è in maniera magari meno forte una scuola pop. E poi c'è Firenze, che secondo me rappresenta un caso davvero particolare, perché lì già dall'inizio degli anni 60, poi ce lo potrà dire Malcuori stesso, la pop art, le immagini pop, quelle che vedete qui intorno, immagini prese dalla pubblicità, prese dai primi media, ovviamente la televisione comincia già a essere nelle case degli italiani, come avrebbe detto poi qualcun altro un po' più avanti. Ebbene, immagini ricorrenti che ci passano davanti agli occhi, vedrete da qualche parte di là, anzi c'è un lavoro con la prima impronta dell'uomo che va sulla luna, quindi chiaramente il 1969. Ecco, dicevo, questo tipo di pop art guarda con molto interesse alla sperimentazione avanguardistica che altre personalità del mondo non solo dell'arte ma della cultura più in generale a Firenze lavorano, su cui a Firenze lavorano il gruppo 70, un po' se vogliamo sulla falsa riga del gruppo 63 che era nato precedentemente, la poesia visiva che diventa anche lì un altro frangente di ricerca molto importante. Direi che Firenze si così distingue forse per un tono più di ricerca avanguardistica e meno soltanto sull'immagine, e questo è un dato di fatto. Roberto Malcuori parte di lì, le sue prime mostre sono 62-63, ecco 63. Se vi guardate intorno, la cosa più pop di tutte, che secondo me resta clamorosamente attuale oggi, che questo è un archivio infinito di immagini, un archivio infinito e soprattutto moltiplicabile all'infinito, nel senso che, come diceva giustamente Andy Warhol, lì aveva avuto ragione, ci sono talmente tante immagini in giro che è inutile produrne di nuove, basta guardare quello che abbiamo intorno. Però poi guardare non significa semplicemente prendere e mettere lì, significa poi riassemblare, ricostruire. Mi veniva in mente adesso, guardando i suoi lavori, la famosa intuizione di Eisenstein, quando diceva nel cinema che un'immagine A più un'immagine B non dà luogo a un'immagine AB, ma un'immagine C, quella che è nella mente di chi guarda. Ecco, questa è l'essenza del montaggio cinematografico classico. E secondo me qui siamo nei pressi. Pensate a quante cose sono successe dopo, non so, come la televisione per esempio ha utilizzato questo archivio di immagini, non so, Enrico Gates, tanto per fare un nome. Io ho cominciato a dipingere questo mondo sociale e queste fabbriche erano cintate da muri
e queste mura parlavano un linguaggio particolare perché erano pieni di manifesti. E allora il mio interesse su questi manifesti fu determinante per fare un balzo dentro la tecnica che stavo adoperando, che era la tradizionale pittura ad olio, introducendo collage. E queste visioni, queste fabbriche, questi paesaggi, queste periferie cominciarono a diminuire e scomparire nella prospettiva, e i muri di cinta venivano sempre più grandi, i collage sempre più grandi, e quindi a un certo momento il collage era qualcosa che io sentivo e che mi dava la possibilità di esprimermi in un dato modo. Una riflessione fatta su questo lavoro qua mi portò a scoprire che il mio interesse era sulla comunicazione, e la comunicazione, guarda caso, era un qualche cosa che veniva rovesciato dentro le case, anche nella casa mia, attraverso la televisione, e quindi una scoperta e un assalto da parte mia di questo fenomeno per potermi esprimere su il fenomeno stesso dei mass media. E dalla pittura a olio, sperimentando, ho trovato una tecnica, così, perché il ricordo porta certe rimembranze e si prende in considerazione qualche cosa che ti è rimasto addosso, e quindi mi ricordai che nei mercatini settimanali a volte c'era un omino che veniva e vendeva il boccettino di acetone per poter fare questa magia di trasportare l'immagine da una rivista a un quaderno. Allora questa cosa qui a un certo punto fu qualcosa che mi indusse a prenderla in considerazione, perché questa tecnica a me mi dava la possibilità di poter accostare e accoppiare e fondere e sovrapporre le immagini, e con questa tecnica potevo mettere in atto, raffigurare, riproporre quello spazio dove viviamo e che è sacro di immagini. Colgo l'occasione per invitarvi ad una mostra che si aprirà il 20 aprile al Museo del Risorgimento di Torino. Voi dite, cosa c'entra il Risorgimento con questo? Niente, assolutamente niente, però col nuovo direttore abbiamo pensato di fare questa specie di strana cosa. Nel 1861 c'è l'Unità d'Italia, lo sapete perché a scuola ve l'hanno detto. 100 anni dopo, al di là del fatto che sono nato io e mi sembrava già una buona ragione per celebrare questo evento in un museo, gliel'ho detto al direttore, in realtà è l'anno in cui in Italia scoppia il cosiddetto boom economico definitivo, è l'anno del censimento ed è l'anno in cui si fanno più bambini del secondo Novecento, e questo è un dato di fatto. Se si fanno bambini vuol dire che la società sta bene, vuol dire che c'è ricchezza, il PIL, ecco. E quindi abbiamo messo insieme un po' di storia di quel famoso 1861, l'anno dell'unità, con quello che è successo in Italia esattamente 100 anni dopo. Allora, sempre con Alessandro abbiamo ragionato, abbiamo messo due belle opere di Roberto Malcuori che saranno insieme ad opere, posso citare anche gli altri artisti? Sì. So, alcuni di area romana tipo Schifano, Festa e Angeli, altri di area milanese come Tadini, come Bai, come Adami, di area torinese ovviamente come Nespolo, Gilardi e Mondino, e poi di area fiorentina, poi diventato Giosetta Fioroni anche, importantissima, e di area fiorentina appunto Roberto Malcuori e Gianni Bertini. Venitela a vedere questa mostra perché è un allestimento davvero stranissimo, con Garibaldi a fianco delle sue bellezze.